svilupparlo, realizzarci e metterci poi a servizio della comunità, dell'umanità, perché insomma poi obiettivi molto, molto più ampi. L'insegnamento è: ti creo io un solco nel quale tu andrai avanti tutta la vita. Ti creo un segno. E lì tu, è come se tu fossi su dei binari. Ed è quello che dicevamo prima, tutta quella serie di condizionamenti. Condizionamenti che ci siamo creati, condizionamenti a cui abbiamo creduto, che ripeto, nel momento in cui non siamo in grado di discernere, va bene, perché comunque una forma ce la devono dare. Non è che noi possiamo rimanere lì senza forma. Nel momento però che sappiamo che possiamo uscire da un determinato paradigma, sta solo a noi poterlo fare. Devo avere il coraggio di farlo. In PNL si dice: devi avere il coraggio di uscire dalla comfort zone. Allora, solo se hai questo coraggio puoi veramente realizzarti, cioè uscire verso l'ignoto, cioè quella parte che ci fa paura, perché noi abbiamo paura dell'ignoto. Chissà cosa c'è oltre la porta. Chi di voi ha visto o ha letto il libro Il Giardino Segreto? Nessuno. Il giardino segreto, diceva, non dovete andare oltre quel cancello, perché non ci dovete andare, dei ragazzini così ovviamente disobbediscono, vanno oltre quel cancello e trovano un giardino meraviglioso. Che messaggio subliminale. Eh? Che messaggio subliminale. In che senso? L'albero della conoscenza. Ah, sì, sì, ma questo è l'argomento tuo. Quando un giorno magari verremo a parlare dell'albero della conoscenza, se Milena ci vuole qua, che questo è un argomento molto caro a Giuseppe, il famoso non mangiate i frutti di quell'albero, che è un retaggio religioso molto, ormai molto radicato. Quindi nel momento in cui ho il coraggio di vedere nell'ignoto, cioè andare incontro all'ignoto, magari scopro che effettivamente c'è qualcosa di straordinario, però devo avere il coraggio di farlo, devo avere il coraggio di aprire quel cancello, devo avere il coraggio di mettere piede dentro, devo avere il coraggio di andare a esplorare per capire cosa c'è. E questa esplorazione, questo viaggio è quello che deve succedere all'interno di noi, non negli altri. Gli altri ci servono come specchio. Cioè, perché ci sono determinate persone che ci stanno attorno in questo periodo, poi alcune se ne vanno dalla nostra vita, altri ritornano, ne incontriamo delle altre. Perché? Semplicemente perché noi cambiamo, semplicemente perché risuoniamo in una determinata maniera. Quindi, cosa succede? Cambiando tipo di vibrazione, cambiamo anche le persone che ci stanno attorno. Cos'è questa frase? Nel frattempo succedono le cose più meravigliose. Quando avrò, quando sarò, allora posso. Allora potrò. Allora, cosa succede? Ma quando avrò i soldi? Ma quando sarò in pensione? Ma quando avrò ottenuto determinati obiettivi? Allora potrò essere felice, allora potrò dedicarmi a... Allora potrò... Peccato che è nel frattempo che succedono le cose più meravigliose. Siccome siamo focalizzati sul futuro, con l'ansia del futuro, ci perdiamo quello che sta succedendo nel presente. I messaggi che l'universo ci manda non li vediamo, le famose sincronicità. Succedono sincronicità in ogni istante, ovviamente, su quelli che sono i nostri obiettivi nella vita, su quello che noi vogliamo. Cosa succede? Non le vediamo, non le sentiamo, non le percepiamo. Perché? Perché siamo focalizzati su quando avremo, quando saremo. Avere degli obiettivi è fondamentale, perché questo
questo ci permette anche di rigenerare continuamente l'energia vitale. Ma se io rimango fermo solo a pensare al traguardo, non vedo il percorso che sto facendo ed esco di strada. Perché non posso guardare là in fondo senza vedere dove sto mettendo i piedi. Certo, l'attenzione, ma devo avere sempre l'obiettivo chiaro, ma l'attenzione su tutto quello che sta succedendo attorno a me. Allora ricevo messaggi, allora capisco cosa devo fare, capisco perché mi succede per esempio un ostacolo. Perché c'è un ostacolo? È una slide che ci sarebbe dopo, ma intanto la introduco. Perché c'è un ostacolo? L'ostacolo ci dice un sacco di cose, ci dice che è giunto il momento di fermarsi un attimo, perché forse è meglio anche fermarsi. Chi fa sport sa che non puoi avere un allenamento al limite costantemente, devi avere un allenamento al limite, poi scendere, andare all'80, a volte al 50, poi si ritorna su, si ritorna ad un allenamento al 100%. Ci vogliono questi ritmi per dare modo anche al nostro corpo di ovviamente rigenerarsi e di riuscire ad avere sempre qualcosa di più. Quindi cosa fa l'ostacolo? L'ostacolo ti dice fermati un attimo e guardati attorno al tuo obiettivo. Stai veramente andando nella direzione che devi andare? L'ostacolo è quello che noi chiamiamo problema, che non è un problema, ma ti dice fai un attimo un passo indietro e controlla bene tutta la situazione. Hai fatto tutto, è tutto a posto? O ti mancano delle informazioni? Perché a volte non è che hai sbagliato, la maggior parte delle volte è che mancano delle informazioni ulteriori. E noi rinunciamo perché c'è un problema, mi è andato storto, rinuncio. No, vai a vedere, a capire quali sono le informazioni che ti mancano e continua a portare avanti il tuo progetto. Perché con i problemi noi spesso cambiamo direzione e diciamo ok, ciao. Il problema ti sta anche dicendo, appunto, in altre situazioni, che devi cambiare strada. Cioè, è inutile che ti ostini ad andare dritto qua se ci sono i lavori in corso. Ovviamente rimarrai fermo. Ci sono i lavori in corso, ti sta dicendo, fai la strada parallela, spostati, cambia paradigma, cambia modo di vedere le cose. È fondamentale. Noi invece rimaniamo sempre focalizzati